Io sono entusiasta per questo tipo di manifestazioni perché riportano l'attenzione su problemi importanti, su problemi che riguardano l'uomo, che riguardano appunto la libertà, che riguardano le scelte, che poi hanno implicazioni nella politica, nei disegni sociali, nei rapporti interpersonali. Sono particolarmente contento perché purtroppo oggi le manifestazioni che si tende a fare riguardano i cantanti, qualche volta lo sport, tutte cose bellissime naturalmente, ma che ci fanno passare il tempo, non ci fanno guadagnare il tempo, non ci arricchiscono. Questa invece è una scelta per arricchire i più giovani e anche far ripassare alcuni problemi ai più vecchi che questi problemi se li sono dimenticati in qualche modo. Lei poi mi chiede che cosa c'è di nuovo nella scienza. Moltissimo. La scienza va avanti, progredisce accumulando, quindi quello che noi oggi sappiamo è molto di più di quello che sapeva un genio come Galileo Galilei, nonostante che lui non si sia dei geni, proprio perché nel frattempo il sapere si è accumulato, però contemporaneamente noi di tanto in tanto, proprio in questo percorso, inciampiamo in qualche cosa che non ci aspettavamo. In quel momento questo progredire sistematico della scienza diventa rivoluzione, perché si scopre qualche cosa di drasticamente nuovo, nella consapevolezza che noi effettivamente non sappiamo niente. Bene, cosa abbiamo scoperto di nuovo? Ne faccio un esempio soltanto: l'esistenza di un quantitativo enorme di buchi neri supermassicci di cui non avevamo la più vaga idea. Perché questo è grave? Perché non sappiamo da dove vengono. Siccome ci sono, da qualche parte devono venire, quindi vuol dire che da qualche parte c'è un grosso buco nella nostra ricostruzione della storia del cosmo. E questo darà del bel lavoro ai giovani. Grazie, professore.